e avete deciso di farlo a Santa Palomba. Se è così bello, lo potevate fare vicino a Villa Panfili, al Circo Massimo o dove? Questa è un'altra obiezione che viene. È vero che è tradizione realizzare i termovalorizzatori dentro le città. Questo è quello che avviene normalmente. Molto spesso sono vicino a zone di grandissimo pregio, dove i valori immobiliari crescono in modo esponenziale. Abbiamo visto i valori immobiliari vicini a 3 km dal termovalorizzatore di Parigi, è uno degli arrondissement più di lusso di Parigi, dove le case hanno un prezzo al metro quadro che è meglio neanche non dirlo perché è famoso. La residenza di Macron all'Eliseo dista 6 km dal termovalorizzatore.